Ciao a tutti, spero che stiate tutti benissimo. Come potete capire, questo sarà un video diverso dal solito, non sarà un video nel quale mi siedo sulla mia poltroncina, accendo le mie luci da studio e comincio a chiacchierare dei miei prodotti preferiti. Ma sarà un video nel quale, incrociamo le dita, sistemeremo assieme la mia stanza dei trucchi e faremo un po' di sano e terapeutico decluttering. Io sono felicissima di avere questo spazio a disposizione per le mie cose, ma questa stanza è anche la mia più grande croce. Non riesco a capire che cosa ci voglio fare e non riesco a trovare i mobili giusti da inserire qui dentro. Allora, questo è la mia toiletta, il mio tavolo da make up. È la toiletta Malm di Ikea, ve la linko sotto nell'info box, e questa invece è la cassettiera Alex 9, sempre di Ikea. Questi due pezzi, esteticamente parlando, non mi piacciono più molto, purtroppo li tengo perché sono estremamente funzionali, nonostante siano super inflazionati. Sono comodissimi perché al loro interno si riesce veramente a stoccare un sacco di roba e quindi per il momento sono ancora qui, io sono in cerca di alternative. Questa è la finestra davanti alla quale mi vedete sempre filmare, queste sono le mie luci da studio, la poltroncina sulla quale mi siedo quando firmo, questa è una Rella random che sta qui parcheggiata da quando abbiamo arredato il ripostiglio e messo una struttura di armadi vera e propria con un po' di prodotti, e questo invece, l'altro angolino che ogni tanto vedete, è una cassettiera nella quale tengo le mie scorte di prodotti. Quello che vorrei fare oggi assieme a voi è aprire ogni singolo cassetto, ogni singola scatola, ogni singolo cestino, ogni contenitore esistente in questa stanza per controllarne il contenuto e decidere quale sorte toccherà ai prodotti che ci sono dentro, che i prodotti che contiene. Ho deciso di filmare questo video perché i video di riorganizzazione e di decluttering sono tra i video che a me personalmente piace di più guardare in assoluto, quindi spero che sia così anche per voi. Ma allo stesso tempo so che sono tra i video più dibattuti e spesso aspramente criticati qui su YouTube. Io personalmente ci tengo a specificare che mi ritengo molto fortunata di avere la possibilità di provare così tanti prodotti, in parte che acquisto, in parte che ricevo, la maggior parte ovviamente sono prodotti che acquisto io, e sono molto grata di questo e non potrei che essere più felice di ciò, perché sapete che il beauty è la mia più grande passione. Allo stesso tempo però non mi piace accumulare i prodotti, non sono un'accumulatrice seriale, assolutamente. Non mi piace avere nel mio ambiente, nel mio spazio, cose che non utilizzo, e non mi piace possedere le cose solo per il gusto di averle. Quindi regolarmente controllo tutti i prodotti che ho, valuto quali fanno al caso mio e quali invece no, e nel caso decido di darli a qualcuno che possa apprezzarli più di me. Dare via un prodotto per me non significa non apprezzarlo, non significa questo prodotto non mi piace, non lo voglio più vedere, anzi molto spesso prodotti che do via sono prodotti che mi piacciono molto, ma ho una faccia sola. Non voglio trovarmi a navigare nei prodotti di make-up e di skincare, e se mi rendo conto che quello specifico prodotto non è tra quelli che utilizzo di più o che utilizzo con regolarità, che utilizzo più volentieri, preferisco che lo abbia qualcun altro che possa destinargli una vita migliore rispetto a quella che potrei dargli io. Per lo stesso motivo non mi vedrete mai gettare via nell'immondizia un prodotto, a meno che quel prodotto non sia davvero davvero scarso, ma vi devo dire la verità che è una cosa che mi capita raramente. Oppure quando capita che un prodotto sia effettivamente troppo vecchio, sia scaduto o andato a male. Quello che faccio è dare i prodotti che non voglio più tenere per una serie di motivi alle mie sorelle, a mia mamma, altri membri della famiglia oppure alle mie amiche, perché possono utilizzarli, possono apprezzarli quando io non posso farlo. Il decluttering non è una cosa che io faccio due volte all'anno in maniera eclatante, ma è una cosa che faccio costantemente e quotidianamente. Se mi rendo conto che qualcosa non fa il caso mio, lo metto da parte in una scatola, in un cassetto, aspettando di regalarlo a chi di dovere. Quindi di conseguenza il 99,9% dei prodotti che sono qui dentro sono prodotti che mi piacciono e con i quali mi trovo bene, altrimenti sono prodotti che non arrivano neanche ad entrare in un cassetto, ma sono prodotti che provo 2, 3, 4 volte e che poi
accantono. Quindi può essere che mi vediate dar via un prodotto che magari qualche video fa avevo recensito positivamente. Questo non significa che quella recensione non fosse veritiera, questo non significa che quel prodotto non mi piaccia veramente. Ma se ho 17 primer e decido di tenerne 13, i 4 che do via non sono per forza quelli che mi piacciono di meno, ma quelli che utilizzo meno regolarmente. Ecco, quindi questa è una cosa un po'... è una spiegazione un po' noiosa, però che ci tengo a dare per mettere anche un po' le mani avanti, insomma, e prevenire qualche osservazione di questo tipo. Quindi direi di cominciare e partirei dalla toeletta. Allora, la situazione è questa. Io vi giuro che qua a me non piace niente dell'organizzazione, ci tengo a premetterlo perché vorrei cambiare tutto, ma non è il momento giusto, non ho trovato ancora come organizzare bene le cose. Allora, qui sotto c'è un cassettone molto molto comodo, questo è il motivo principale per cui continuo a utilizzare questo tavolo, è proprio questo cassetto dove ci sono praticamente i tre quarti del mio make up. Ok, ci sono un po' di quad di ombretti, primer, fondotinta, correttori, bronzer e ciprie, blush, lì in fondo ci sono gli illuminanti, qui ci sono gli ombretti in stick, poi abbiamo ombretti in crema e comunque ombretti mono, mascara, eyeliner, prodotti per sopracciglia, matite labbra, matite occhi e altri ombretti in stick, altre cose random. Queste sono alcune cose che ho acquistato di recente, di questi abbiamo già parlato in un video dedicato, dei correttori Dior e Armani parleremo presto, così come parleremo presto dei nuovi prodotti della collezione estiva di By Thierry. E qui invece abbiamo questa cassettiera dove ci sono 4 cassetti di prodotti labbra, tutti i miei blush di MAC, un po' di prodotti random, primer, blush, bla bla bla. Qui ci sono alcuni fondotinta, perfezionatore di incarnato, primer, c'è un po' un fritto misto. Questo contenitore contiene le spugnette Beauty Blender, pennelli sporchi, pennelli occhi, pennelli sporchi, pennelli puliti. Un altro contenitore che contiene alcune palette viso, alcune palette occhi, questo è di Muji, tutti i contenitori di acrilico che vedete qui fuori assieme ai contenitori di plastica qui dentro i cassetti sono di Muji, ma vi linko sotto nell'info box più cose possibili. Qui sopra e qui dentro ci sono praticamente, questa sono io, hello, ci sono praticamente tutti i prodotti di make up che io utilizzo regolarmente, che ho in uso, insomma. Qui dentro principalmente ci sono prodotti di altro tipo, come che ne so, le maschere in tessuto, il cambio di stagione dei prodotti per la base, prodotti per le unghie o scorte. E qui idem, ci sono praticamente solo scorte. Poi vedremo tutto, ma direi di partire da qua. La prima cosa che faccio, anche perché poi dobbiamo fare una bella pulizia con l'aspirapolvere e con gli spray igienizzanti, è tirare fuori tutto, perché se non tiriamo fuori tutto non capiamo niente e lavoriamo male. Eccolo dove era, porca vacca, questo l'avevo perso, madonna mia, eccolo qua. Ovviamente oltre a riordinare noi puliamo anche, quindi abbiamo l'aspirapolvere, lo spray igienizzante, le salviette igienizzanti e i panni in microfibra. Vado ad aspirare. E poi diamo una bella pulita e igienizzata al cassetto. Poi rimetto al suo posto il fondo di feltro bello pulito ed aspirato. E a questo punto abbiamo un cassetto bello pulito pronto per rimettere dentro tutti i prodotti che avremo selezionato. Dato che vedevo in grandissimo pericolo il mio tappeto bianco, ho steso qui questa coperta sopra la quale svuoterò tutti i contenitori allo scopo di liberarli per pulirli e igienizzarli al meglio e poi poterci rimettere dentro i prodotti selezionati. Potete vedere i blush sono sporchissimi e anche il loro contenitore lo è, perché sono proprio il contenitore che tengo sotto e che quando applico il mascara, l'eyeliner si ritrova pieno di pezzettini secchi di prodotto, una cosa che detesto. E qui abbiamo un po' di mini palette e quad. Questi contenitori sono tutti
di Muji mi piacciono tantissimo perché sono facilissimi da tenere puliti, comodi, si incastrano molto bene all'interno di questo cassetto. Come potete vedere ne ho di diverse dimensioni, di diversi formati per utilizzi diversi, e costano veramente pochissimo. Ci sono anche un sacco di organizzatori in acrilico che trovate in vari negozi oppure anche su Amazon, insomma ormai sono facilissimi da trovare dappertutto, dovete soltanto scegliere quelli che sono più giusti per le vostre esigenze e per i prodotti che dovete inserirci, insomma. A proposito, questo detergente Napisan al profumo di menta e limone mi fa impazzire, non soltanto perché pulisce veramente benissimo, ma anche per il profumo, è stupendo, lo adoro. A questo punto vado per ciascuna categoria a selezionare i prodotti che decido di tenere, quelli che decido invece di dare via, e li vado a pulire a fondo, che ogni tanto non guasta mai, con l'igienizzante e una pezza in microfibra. È un lavoro lungo e noioso, ma va fatto. A questo punto è tutto bello pulito e igienizzato. Ricordatevi che anche questo è amore verso il beauty e verso i vostri prodotti. E ora li seleziono e mi preparo per rimetterli nel cassetto all'interno dei loro contenitori. Cestino regalo e cestino butto, e direi di cominciare. Non vi faccio vedere i singoli prodotti che tengo perché altrimenti stiamo qua davvero fino all'anno prossimo, però poi vi faccio vedere quali sono quelli che do via. Come vedete, di primer ne ho veramente un carretto, quindi sono sempre costretta a metterli in posti, non soltanto a tenerli qui nel contenitore, altrimenti riempirei praticamente tutto il cassetto. All'interno di questa cassettina Muji, che stava invece sopra la scrivania, ci sono un po' di prodotti random. Allora, qui ci sono i blush di MAC che non vanno da nessuna parte, i miei rossetti MAC che non vanno da nessuna parte, anche questi li ho controllati di recente, i rossetti di Charlotte Tilbury e di Lisa Eldridge, poi qui dietro ho i due di Peter Hack e uno di Maybelline, mi piacciono tantissimo, sono tutti matte questi qua. Poi qui sotto cosa abbiamo? Allora, do via il balsamo NARS, do via il balsamo Dior, tengo i lip glow, questo di Estée Lauder e questo di Kiehl's. Qui sotto invece abbiamo due altri rossetti di Peter Hack e rossetti liquidi che tengo, come vedete sono tutti quelli di Sephora, sono i miei preferiti, e due prodotti idratanti per le labbra. Qua teniamo tutto. Di quello che c'era lì sopra ho portato qui tutti i pennelli che laveremo tutti con calma più tardi, il contenitore delle spugnette, altre robettine random, e poi ho anche questo contenitore qua dove ho Fix Plus, fissante Urban Decay e la mist di Tatcha che tengo, Magic Cream di Charlotte Tilbury, un lip balm di Kiehl's, Fito 7 e Prime Moisturizer Glossier, nuovi blush di MAC e queste mini size di Nude Stix. Tengo tutto, così come tengo il contenuto dell'altra cassettiera che abbiamo visto prima. Sono due palette occhi di Tarte, due palette viso Charlotte Tilbury Becca vecchie, edizione limitata, e idem con patate, edizione limitata palette viso anche di Becca, Charlotte Tilbury e NARS. Rimane tutto. Rimane anche il pulitore di pennelli di MAC, poi qui sopra abbiamo una spugnetta da lavare, alcuni sample degli ultimi ordini Charlotte Tilbury e Glossier che metto da parte, lo specchio che ovviamente rimane, memory card che non so perché sono qui, e il coperchio di uno di quei barattoli che poi libereremo. A questo punto diamo una bella pulita anche qui al piano di vetro e poi possiamo ricominciare a sistemare qui sopra e qui dentro i prodotti. Pulire per bene anche queste cassettiere qui, sia
esternamente, sia dentro vado a pulire anche qui tutti i singoli prodotti e poi li vado a reinserire all'interno della cassettiera dopo aver pulito anche i singoli cassetti. A questo punto, ora che ho pulito tutto, comincio a ricomporre i cassetti. Vado dai blush nude a quelli un pochettino più intensi. Per quanto riguarda i rossetti MAC, idem. Vedete, ad esempio, a me già non piace la seconda fila, perché so che alla seconda fila, a meno che non mi venga in mente di utilizzare un rossetto ben specifico, non ci arriverò mai. Quindi per quello io preferisco avere pochi prodotti e soprattutto mi piace averli a vista, facilmente reperibili o comunque che io possa vedere, perché così posso ricordarmi di averli e utilizzarli. Ciò che è nascosto o che non vedo non lo utilizzerò mai, è la regola. Ok, ci siamo, è passato un sacco di tempo e sono pronta finalmente per rimettere tutti i prodotti nel cassetto e qui sopra. Vi faccio vedere un po' com'è la situazione. Allora, le due cassettiere, tutti i prodotti che ci stanno dentro sono stati completamente puliti, igienizzati e i prodotti sopravvissuti al decluttering, qui ho eliminato poco, vi dico la verità, sono stati tolti e ho ricominciato a mettere tutto all'interno dei contenitori nelle varie categorie. Qui abbiamo i correttori, gli ombretti in crema, queste sono le palettine piccole che metterò da un'altra parte, illuminanti, matite occhi, matite labbra, ombretti liquidi e in stick, ciprie e bronzer. Ho diviso i mascara dai prodotti per sopracciglia e dagli eyeliner, perché un solo contenitore, nonostante ne abbia buttato via qualcuno, non bastava più. Qui ho i blush, lì abbiamo i primer e poi qui abbiamo tutti i pennelli che puliremo più tardi. Facciamo un bel bagno a tutti, anche quelli che sono puliti, spugnette idem, e comincio a rimettere tutto qui dentro. Partirei con, io vado sempre in ordine di applicazione dei prodotti sul viso, parto con i primer, passiamo ai prodotti per la base, i correttori, abbiamo poi ciprie, bronzo e bla bla bla, i blush, qui, e poi a questo punto inseriamo gli eyeliner e i mascara, che vorrei provare a tenere separati, prima non lo erano. Dietro invece, purtroppo i cassetti non sono profondissimi, quindi qualcosa devo andare a sacrificare, sì, magari era più furbo mettere prima quelli dietro. Allora abbiamo qui gli illuminanti, abbiamo poi matite labbra e matite occhi. Qui, ecco, abbiamo già il primo problema, porca loca, perché io questo prima era un contenitore unico e lo mettevo così, allora loro ci stavano. Vediamo se riesco, posso fare così? No, niente, quindi abbiamo il primo problema da dover gestire in qualche modo. Allora, calma e sangue freddo, l'unica cosa che posso fare è rimettere i mascara qui assieme ai prodotti eyeliner del sopracciglio, perché non ci stavano altrimenti tutti i contenitori, quindi facciamo sto schifo di contenitore unico e pazienza. Cosa c'è qua altro che non torna? Ah sì, non mi torna perché i fondotinta stavano in questo modo, si portano via meno spazio, ecco qua. Quindi qui si libera lo slot degli ombretti in crema e poi vi prendo perché sennò non vedete nulla. Poi qui dietro mettiamo gli ombretti in stick e rimane un posto per due contenitori piccoli, uno dei quali è qua. Vado ad inserire lì dietro questo
contenitore qui con un paio di prodotti random, poi rimetto i blush. Devo chiedere a Marco di togliere i fermi che stanno alle estremità posteriori del cassetto, in modo tale che io possa estrarlo di più, perché mi farebbe molto comodo, sperando che non si sbilanci tutto e che non cada tutto. Poi qui, in questo bordo lasciato di lato, vado a mettere le mini palette di ombretti, che sono quelle di Nabla e Peter Hack. Poi abbiamo una di Dior, una di MAC, poi ho anche questo duo di MAC, e davanti ho questa qui di Charlotte Tilbury. E direi, ragazzi, che ci siamo. Questi sono i prodotti nel cassetto. Si vanno ad aggiungere queste due di Hourglass, che piazzo qui perché non so dove altro mettere, e basta. No, scherzavo, basta un corno, perché qui ci va questo piattino provvisorio, perché vi ripeto, a me questa organizzazione non piace niente, ma non ho alternative. Dove vado a mettere alcuni prodotti un po' più carini che ci sta anche tenere in vista. Ho i miei CC Serum di By Thierry, il fissante trucco luminoso di Tatcha, le beige Eau Détente di Chanel, un primer Sisley, un paio di perfezionatori di incarnato, il Fix Plus, insomma qualche, un paio di fondotinta e qualche cosina random, perché qui dentro non ci stava tutto, purtroppo. Appoggio provvisoriamente qui nell'angolino i pennelli, perché come vi dicevo prima, questi dovranno essere tutti lavati. E poi ho sto coso brutto che non so come gestire. A questo punto chiuderei il cassetto e passerei alla cassettiera Alex. Qui sopra c'è questo vassoietto di marmo di West Wing, che vi linko assieme a tutto il resto qui sotto, che contiene i miei profumi. Ho già fatto recentemente un decluttering di profumi e questi sono quelli che sono rimasti. Come ho fatto prima, non faccio altro che dare una bella spolverata, una bella pulita disinfettata al vassoio e ai profumi, e poi li rimetto in ordine. Non è che sia molto diverso da quanto avete già visto nel video della mia precedente makeup collection, filmato almeno un anno fa, però vi faccio vedere comunque il contenuto, perché so che siamo tutte curiose e quindi vi mostro un po' cosa c'è qui. Nel primo cassetto ci sono tutte le mie maschere in tessuto, patch occhi e patch labbra. Nel secondo cassetto invece, poi tolgo tutto, do una pulita ai cassetti e sistemo con calma, intanto è soltanto per dare un'occhiata. Qui ci sono prodotti di make up, principalmente prodotti di make up di scorta, comunque cose che devo provare, che non ho ancora aperto perché sono piena di roba. Qui nel terzo cassetto abbiamo il cambio dell'armadio dei prodotti per la base, ovvero fondotinta, correttori, illuminanti liquidi, altri prodotti per la base, altri blush o prodotti vari che utilizzo volentieri durante la stagione calda, o che, come potete vedere, hanno una tonalità scura che indosso quando sono abbronzata, di colori tendenzialmente più scuri e più accesi. Questo invece è il cassetto con i prodotti per le unghie e la tinta per le ciglia, per le sopracciglia, sono qua. Qui abbiamo invece un cassetto random di più porcherie che roba utile, devo dire la verità, e qui iniziamo con le scorte di skincare. In questo cassetto ci sono delle scorte principalmente di detergenti, tonici e spray per il viso. Questi sono tutti prodotti nuovi e sigillati, non è roba che ho mai utilizzato, sono proprio scorte. Questo invece è un altro cassetto che contiene sieri, creme per il viso, creme occhi e altri prodotti del genere, insomma trattamenti. Qui sotto nel penultimo abbiamo altri prodotti di scorta, principalmente dedicati al corpo. Abbiamo degli scrub, abbiamo delle creme idratanti, abbiamo un foreo che ho qui sigillato da penso 2 anni che non ho mai usato, prodotti per il corpo, questi sono protezione solare. Qui
Qui nell'ultimo cassetto, invece, qui urgerà davvero una pulizia estrema, ci sono prodotti in mini size o in sample size, o comunque prodotti che io utilizzo prima dei viaggi. Questo cassetto era molto ordinato fino a un paio di settimane fa, adesso regna il caos, perché sapete che sarei dovuta partire per le Maldive, no? Il mio viaggio è stato cancellato pochissime ore prima della partenza, quindi avevo già fatto la valigia e tutto, e avevo le balle talmente girate quando ho disfatto la valigia, il beauty, che ho buttato tutto dentro e vaffanbrodo. A questo punto seguo lo stesso iter di prima, inizio a svuotare uno alla volta i cassetti, do una bella pulita disinfettata al loro interno e inizio a selezionare i prodotti che rimangono e quelli invece che partiranno presto verso lidi migliori. Il cassetto delle maschere tra tutti è sicuramente quello più facile, non ci sono maschere che non mi piacciono, non ci sono maschere che non uso, quindi non faccio altro che tirare fuori tutto, pulire e ributtare dentro, molto molto semplicemente. Qui nelle scorte ho un po' di tutto, mascara, qualche palette, bronzer, eyeliner, prodotti per sopracciglia, altri mascara, un fondotinta di scorta, una palette, un pennello, delle creme da utilizzare come primer, qualche campioncino intelligente di prodotti che mi piacciono, uno spray fissante e qualche travel size generosa di alcuni brand, insomma, ricevute con qualche acquisto. Questo cassetto non lo tocco perché l'ho pulito e sistemato e riordinato 2 settimane fa, quindi va bene così. E qui abbiamo quello delle unghie. Anche qua potrei buttare metà roba, ma ci sono delle cose che tengo giusto in caso. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, ci sono sicuramente delle cose che possono andare. Questa scatolina contiene i prodotti che uso per la cura delle unghie. Abbiamo l'olio di essi, le goccine asciuga smalto, questo è una base protettrice di Mavala. Poi abbiamo, questa è la lima che uso per i viaggi, il separa dita per mettere lo smalto ai piedi. Questi due aggeggi qua li butto perché li avevo acquistati in situazione di emergenza un bel po' di tempo fa, ma li avevo presi tipo da Tiger, cioè sono osceni, inutilizzabili, quindi li butto via. Mettiamo qua 3 prodotti da buttare. Ah, se vedete questo blush di Charlotte Tilbury è perché l'avevo rotto in 1000 pezzi, me ne ero dimenticata, quindi lo metto qui per buttarlo via. E vado a rimettere poi questi altri 2 prodotti in croce, una crema per i piedi, un tagliaunghie e la crema bricot per le cuticole. Questi rimangono. Per quanto riguarda gli smalti, allora, voi sapete che io utilizzo praticamente solo ed esclusivamente essi. Qui dentro ci sono anche altri che utilizzo praticamente solo lo smalto rosso. Qui ci sono delle altre cose. Allora, vediamo. Questi sono gli smalti proprio rossi rossi. Ok. Qui abbiamo invece gli smalti rossi più scuri. Vabbè, questo non è che sia proprio rosso, teniamo qua una categoria a parte, e questo è un bianco. Che facciamo qui? Allora, butto via i 2 smalti di L'Oreal, li do via perché non è che sono malvagi, anzi, però non li uso più. Butto via invece proprio questo qui di Dior, un rosso meraviglioso che però ormai è secco e vecchissimo. E che facciamo con questi? Allora, questo di Opi lo regalo. Questo è un vecchissimissimo smalto Chanel Rouge Noir che ho utilizzato non stop per anni e anni. Lo tengo per motivi affettivi, ma non sarà qui nella collezione, ma in un posto dove tengo altri prodotti ai quali sono affezionata, quindi lo metto da parte. Questo è uno smalto nuovo di Essie, lo tengo. Questo è un backup del mio Sash Vit, il mio top coat. Questa è una colla
E questo invece, questi due sono due smalti di Victoria Beckham per Nails Inc. Colori stupendi, ma sono liquidissimi, veramente liquidissimi, e non riesco a utilizzarli. Questi sarebbero da collezione, li metto anche loro tra i prodotti da collezione e rimettiamo dentro tutto questo ambaradan qua. In questo modo rimaniamo solo ed esclusivamente con smalti essi. Vado a rimettere via queste. Abbiamo Ballet Slippers, Cincili, Angora Cardi, questo è Big Spender, poi abbiamo i rossi scuri, questo è Bahama Mama, che in realtà è vecchio, questo lo butto perché l'ho provato a utilizzare poco tempo fa, ma brutto. Party on a Platform, questo è Making Me Happy, molto carino anche questo, e questo qui è Alist. Poi abbiamo Double Breasted Jacket, Russian Roulette, questo è Fifth Avenue, il mio preferito per l'estate, ma mi sa che lo butto perché è vecchio e tutto colloso, quindi adios. Poi abbiamo Russian Roulette di nuovo, bene, abbiamo un doppione. Questo è Lacred Up, un rosso classico bellissimo, forse il mio preferito tra tutti. E questi sono gli estivi, che sono a Fifth Avenue, questo qua, un rosso aranciato che con l'abbronzatura è stupendo, e questi dovrebbero essere due Too Hot, eccoli qua. Quindi di Too Hot e di Russian Roulette ho addirittura due doppioni. Andiamo a rimettere tutto a posto. Dimenticavo che in cucina ci fosse anche Aperitif, che è quello che indosso in questo momento. Allora, aiuto, qui in questo cassetto orrido. Vediamo se possiamo fare un po' di ordine. Anche questi tre cassetti con le scorte di skincare sono stati sistemati e organizzati molto di recente, quindi non vado a toccarli. Però, come abbiamo visto prima, c'è questo qui, l'ultimo, che è un disastro, che ha bisogno veramente di essere gestito con polso e con fermezza. Ragazze, ci siamo, sono distrutta. Adesso do un'ultima passata alla parte frontale della cassettiera e poi vi faccio vedere il contenuto, perché siamo riusciti a sistemare anche questa. Guardate un po'. Allora, cassetto numero 1, avevamo detto maschere in tessuto, patch occhi e patch labbra. Cassetto numero 2, scorte di make up, qualche mascara, prodotti per sopracciglia, bronzer, un po' di ombretti, insomma un po' di cose varie. Cassetto 3, cambio di stagione dei prodotti per la base. Cassetto 4, manicure e tinta per sopracciglia. Qui abbiamo invece un random di robe così, un po' di cagatine. Scorte di skincare numero 1, detergenti. Scorte di skincare numero 2. Scorte di skincare e body care numero 3. E da ultimo, prodotti da viaggio, mini size da viaggio. Per il momento siamo a quota. Do via tutte queste cose qui e butto invece via queste, che sono quei tre prodotti in croce di make up che avevamo cestinato perché troppo vecchi e praticamente già finiti, e 250 invece campioncini vecchi che insomma non aveva più senso tenere. Ragazzi, sono stanchissima, ci ho messo molto più del previsto ad arrivare a questo punto. Io ora mi fermo perché, come potete vedere, qui fuori non c'è più luce, è arrivato il buio, praticamente è quasi ora di cena, quindi direi che mi fermo qui. Domani però sarà domenica, quindi avrò ancora tempo per portare avanti questo progetto di riordino e di cluttering. Laveremo, come vi dicevo prima, assolutamente i pennelli e poi ci occuperemo della cassettiera grande. Quindi nulla, vi mando un bacione e a voi non cambia niente perché mi vedrete tra circa 5 secondi, ma per me invece ci vediamo domani. Giorno di pulizia e riorganizzazione decluttering numero 2. Come potete vedere, la situazione qui dentro è rimasta praticamente inalterata da ieri sera. Mi sono semplicemente alzata, sono andata di là e ho lasciato tutto in stand by. Quello che dobbiamo fare oggi è sistemare questa cassettiera
Qui sopra c'è questo cestino dove tengo tutte cose relative alle telecamere, alle videocamere, insomma cose che utilizzo per filmare. Poi ci sono qui in un angolo tutte le mie palette, tutte le palette che sono sopravvissute ai selvaggi decluttering degli ultimi tempi. Ve le faccio vedere in velocità. Allora, questa, la Master Palette by Mario De Divanovic di Anastasia Beverly Hills, è la palette secondo me più bella che l'umanità abbia prodotto. Purtroppo è una palette super edizione limitata di diversi anni fa, che non è mai arrivata nel mercato europeo. Io l'avevo acquistata tramite una ragazza che insomma gestisce scambi di prodotti con gli Stati Uniti, e la trovo meravigliosa. Un peccato mortale che non ci sia più, e la trovo anche qualitativamente molto superiore rispetto alle nuove palette di Anastasia. Poi abbiamo ovviamente la Naked 1, la Naked Reloaded e la Naked Hit. Abbiamo poi la Too Faced Chocolate Bar, questa era la prima versione uscita, grossissima, poi è stata riprodotta in un packaging più sottile. La Modern Renaissance di Anastasia, mai toccata, nuova, sigillata da anni. La Born to Run di Urban Decay. Questa palette di Pixie, che ha una scrivenza pazzesca. Questa dovrebbe essere la Mixed Metals, è la Mixed Metals. Poi abbiamo le mie due palette di MAC, questa è la prima, quella che utilizzo di più, la seconda è praticamente mezza vuota, e la Finding Treasure di Peter Hack. Questa ha una scrivenza veramente pazzesca, una consistenza degli ombretti incredibile. Qui ho due gadget stampa di Chanel, che sono una scatola e un cubo di Rubik. Li tengo qui perché sono carini. E poi passiamo alla cassettiera. Questa cassettiera mi serve per un sacco di scopi diversi. I primi due cassetti sono disordine puro. Ci sono qui dentro un sacco di scatole vuote dei prodotti di make up. Io conservo le scatole vuote perché ci faccio dei collage, ci faccio dei quadri. Se seguite il mio canale da un po', oppure se seguivate il mio blog anni fa, saprete di cosa parlo. Ci sono un sacco di scatole da mettere da parte, da conservare assieme alle altre. Qui invece ci sono un sacco di prodotti, principalmente di glossier o di packaging, che tengo qui separati rispetto agli altri. Qui è tutto da sistemare. Questi due cassetti invece sono i cassetti nei quali io tengo le scorte, principalmente di skincare, di prodotti che non ho acquistato personalmente, ma di prodotti che ho ricevuto da brand uffici stampa. Tengo questo tipologia di prodotti in una scorta separata rispetto a quella che contiene prodotti di scorta ma acquistati da me, a esclusione dei prodotti Pixie. Perché così mi ricordo che, insomma, so che questi sono i prodotti che devo provare e dei quali, insomma, devo dare una recensione, o comunque devo impegnarmi a utilizzare per poter dare un feedback giustamente a chi me li ha spediti, e hanno la precedenza rispetto alle scorte che stanno dall'altra parte. Allora, qui dentro abbiamo tutti i prodotti di skincare a destra. Ok, quindi sono sieri, creme, maschere, detergenti, di tutto e di più, e prodotti invece per i capelli. Qui sotto abbiamo prodotti per il corpo invece, dei gadget, quindi oggetti ricevuti assieme ai prodotti, e qui ci sono alcuni prodotti di skincare e make-up e i profumi di Unicu. Nel penultimo cassetto invece c'è un disastro incredibile. Qui tengo prodotti nel 99% dei casi acquistati da me, che non mi piacciono, dei quali voglio sbarazzarmi ma non so ancora se darli via, non so ancora se venderli, non so ancora che cosa farci. E in alcuni casi ci sono dei prodotti che invece ho ricevuto da brand, come ad esempio questi prodotti di Pixie, che essendo doppioni tengo da parte per un futuro giveaway. Qui ci sono alcune scatole delle palette che stanno lì, devo sistemare tutto, alcuni prodotti da collezione, che tengo da collezione, e un po' di robe random sotto. L'ultimo cassetto invece
contiene tutte le mie pochette, make up bag, tutto questo tipo di cose qui, insomma, di pochette che utilizzo per i viaggi. Come abbiamo fatto per l'altra parte della stanza, cominciamo a svuotare un cassetto per volta, a decidere cosa tenere e cosa rimettere al suo posto in una separata sede e puliamo e organizziamo tutto. Inizio con questa scatola di Ikea, queste sono le scatole comodissime, io le utilizzo per organizzare la cantina e quindi tutta la parte scaffali della cantina e vado a mettere qua dentro tutte le confezioni vuote dei prodotti e questi intanto li mettiamo da parte. Qui dentro rimangono allora alcuni documenti con specifiche tecniche di alcuni prodotti che ho ricevuto, li vado a mettere qui, poi organizziamo con calma. Ho poi i miei biglietti da visita, non so se ve li ho mai fatti vedere. Questa la conoscete bene, è la fotocopertina che insomma caratterizza tutti i miei canali social e qui dietro copro l'indirizzo e il numero di telefono, ci sono tutti i miei riferimenti social. Pulire il cassetto. Aspetto a rimettere dentro il contenuto e tengo tutto in stand by perché non so che cosa metterò qui dentro dopo la riorganizzazione. Nell'altro cassetto abbiamo mini cataloghi di brochure di vari brand, vari prodotti, li tengo da parte. Una campana di vetro, questa dovrebbe essere di Ikea ed è sbeccata, non è rotta, però ha una piccola crepa, non so perché l'ho buttata qui dentro. E poi, come dicevo, ho diversi prodotti di dossier di scorta. Ho una solution, ho i dischetti di cotone, lo struccante occhi, la protezione solare e poi ho un sacco di confezioni vuote, sempre dei prodotti glossier. E abbiamo svuotato anche questo. Qui dentro c'erano anche i dischetti in fibra di bambù riutilizzabili per struccarsi, con i quali non mi sono trovata bene. Li ho lavati, disinfettati, rimessi nel loro sacchettino e provo a passarli alle mie sorelle per vedere se a loro possono piacere, perché io non mi ci trovo proprio. Per quanto riguarda questo cassetto, il cassetto dei prodotti di skincare e prodotti per capelli, non c'è molto da fare, mi limito a togliere i vari scomparti per dare una pulita al cassetto e poi do un'occhiata per vedere se ci sono prodotti che proprio non fanno al caso mio, che non vanno bene per il mio tipo di pelle. Per quanto riguarda la sezione capelli, non ho molto di cui sbarazzarmi se non questo balsamo. Ho provato diversi shampoo e balsamo di diverse linee del brand Yope. No, cioè proprio no, non c'è stato verso che me ne piacesse mezzo. Ho utilizzato gli shampoo per pulire i pennelli e questo conditioner, questo balsamo mi è rimasto, ma provo a darlo a qualcun altro. E niente, tutto il resto rimane. Questi documenti che vedete di lato sono le cartelline stampa di prodotti che sono nel contenitore, quindi sono cose che tengo finché insomma non ho modo di provare il prodotto, di studiarlo bene con calma. Per quanto riguarda invece questo contenitore, questo scomparto qui, direi che mi potrei sbarazzare di questi due prodotti del brand Lulage, gel micellare e fluido idratante, perché sono prodotti pensati per pelli con rossori, con rosacea e pelli molto sensibili che si infiammano facilmente. Non è il mio tipo di pelle, quindi mi spiace tenerli perché so che non li potrei apprezzare come dovrei. E di qua invece abbiamo una serie di prodotti sempre di skincare. Direi che rimane tutto, perché il resto sono prodotti che provo molto volentieri, quindi rimane tutto. Qui sotto abbiamo i prodotti per il corpo, creme idratanti, anticellulite, balsami, bagno schiuma, e qui tengo tutto, avevo già cestinato di recente. Qui per quanto riguarda la parte gadget posso sbarazzarmi di questo pennello retrattile. Poi qui ho due agende che non mi servono, anche queste provo a
provo a passarle a qualcuno. La mascherina occhi, sì, mi potrebbe far comodo, ma ne ho 850. Il kit di pennelli Pixi lo tengo perché ho in programma un video solo ed esclusivamente dedicato al brand Pixi. Questa mascherina anche può andare da qualche altra parte. E questi prodotti qui rimangono, ad eccezione delle due bustine, delle due borsette dei prodotti Cripa, che insomma posso mettere da un'altra parte. E qui direi che rimane tutto. Tolgo le scatole e do una pulita al cassetto. Con i prodotti di skincare, devo dire la verità, è sempre difficile testarli, perché a me non piace utilizzare un prodotto una, due, tre volte, un prodotto di skincare, e poi dare il mio feedback, poi parlarne o fare una review, perché in due o tre utilizzi che capisci niente, un tubo. Cioè sì, puoi valutare la formula, la consistenza, il grado di assorbimento, la profumazione, ma non assolutamente gli effetti, perché quelli si vedono molto spesso a lungo termine. Magari un esfoliante può dare un effetto immediato, però gli altri prodotti no. E avendo una faccia sola è difficile provare tutta questa roba, però se ricevi un prodotto è giusto farlo, quindi cerco sempre di provare più prodotti possibili, anche se questa cosa cozza un po' con la mia regola del tenere aperto soltanto uno o due prodotti per categoria, soprattutto quando si tratta di creme, di sieri, di prodotti per gli occhi o di detergenti. Insomma, non mi piace avere aperti 10 prodotti per tipologia, quindi ci metto un po' a smaltire le cose e a inserire nella mia routine prodotti nuovi, però prometto che mi impegno sempre al massimo. Aspettate, perché devo inserire anche altre cose qui. Allora, qui ho una serie, in questa rella senza posto, senza collocazione, ho una serie di prodotti tenuti da parte. Allora, questo sacchetto Sephora USA, guardate che bel sacchetto, contiene tutti i prodotti vuoti, i miei empties, che insomma troveranno spazio in un video dedicato. Questo cestino invece contiene tutti i prodotti di make up e qualcosina di skincare Chanel che possiedo, per quello non avete visto niente di Chanel lì dentro. Li ho tenuti da parte perché li ho selezionati per filmare un video dedicato al brand Chanel. Qui sotto invece ci sono un paio di cassettiere da scrivania di Muji, che contengono una serie di carte, di documenti, di biglietti. Troveranno presto una collocazione anche loro, spero, e questo sta qui. E qui poi ho un'altra serie di prodotti. Questo è un set pennelli Sephora che ho acquistato, ho provato ma non mi piace, quindi devo decidere che sorte gli spetta. Ci sono una serie di prodotti del brand milanese skincare che mi piace da matti, li sto tenendo da parte perché li sto provando un po' alla volta e ve ne parlerò presto. E poi c'è questa valigetta del brand Lobio, un brand nato da pochissimo con il quale ho collaborato insomma per un test dei prodotti prima del lancio, e ci sono tutti i prodotti che mi hanno dato e che vado a sistemare nelle varie categorie. Questo è un bagno schiuma, uno shampoo, un'acqua micellare, che questa ho già provato, in realtà ho già terminato, però non mi è piaciuta perché mi ha bruciato tanto, e una crema viso e un siero. Questi sono prodotti che devo ancora provare, li metto al loro posto all'interno dei cassetti. E questo è fatto. Qui invece c'è tanto da ridere. Devo tirare fuori un po' tutto quello che c'è perché è un macello. Da quante angolazioni diverse ci vediamo oggi? Pensate un po'. Allora, da qui tiro fuori questa, che è una scatola di Muji che contiene un sacco di smalti Chanel, alcuni altri prodotti Chanel edizione limitata di 250 anni fa. Vi faccio vedere, questi li tengo per motivi affettivi. Vi faccio vedere questo fondotinta che utilizzavo alle superiori, ok? Quindi 15 anni fa. Di più? No, circa 15 anni fa. Cazzo, sono vecchia. Allora, questo è il Double Perfection Crème Poudre, Crème Détente Matte Poudre. Matte Poudre, io, cioè, allucinante. Ed era anche in un colore improponibile, ovviamente scuro, perché bisognava essere abbronzati. Poi ho una tote bag di
di Sephora. Ah, questo è fighissimo. Questo è un cofanetto, non so se ve l'ho mai fatto vedere, ma è stupendo. È un cofanetto di legno che al suo interno contiene, spero di non farli cadere, un guardaroba di smalti Chanel più il top coat. Stupendo. Borsette Sephora USA. Delle volte mi fisso con di quelle menate. E poi qui ci sono tutti i prodotti che non mi convincono e che vorrei lasciare andare. Allora, c'è qualcosa di nuovo che tengo da parte per giveaway. Delle volte penso che ci sono prodotti talmente validi qui dentro e soprattutto talmente così poco usati che potrei, non lo so, faccio una sorta di mercatino su Instagram, possono interessare a qualcuno. Questi ovviamente sono prodotti che ho acquistato personalmente, non da brand o cose del genere, perché in quel caso non venderei mai niente, ci mancherebbe altro. Però sono prodotti, insomma, che sui quali ho speso i miei soldi e non mi dispiacerebbe, insomma, rivendere, ecco. Fatemi sapere se vi può interessare una sorta di mercatino, magari su Instagram, così in caso mi provo ad organizzare. L'ultimo cassetto qui sotto riguarda le make-up bag, le pochette, le beauty case, chiamiamole un po' come vogliamo. Allora, negli anni mi sono sbarazzata di un sacco di beauty case, ma ne tengo tanti perché mi piacciono e perché li utilizzo per scopi diversi. Adesso li tiriamo fuori tutti. E iniziamo a rimetterle in ordine. Allora, partendo dal fondo, ho un sacco di pochette Glossier, okay. Le tengo perché le trovo comode per un sacco di utilizzi diversi. Ne ho una che è questa, che è rotta perché è caduto si è staccato la zip, diciamo, il pirulino, e quindi questa la vado a cestinare, mentre le altre le rimetto qui sotto. Poi sopra a queste metto la mia stupendissima borsa da viaggio di Pixi. Qui dentro tengo un sacchetto di quelli richiudibili, questo è di Ikea, lo utilizzo spessissimo, questo oppure altri sacchetti simili quando viaggio, per evitare che i prodotti fuoriescano e mi imbrattino tutto il beauty case, quindi ne tengo una qua dentro. E idem questo qui di Comfort Zone, che è comodissimo, di solito lo utilizzo per i prodotti da bagno o per i solari. Questo invece, che non mi ricordavo fosse ancora pieno, è il beauty case di Space NK, che porto con me in aereo, in cabina, quando viaggio. In questo caso è pieno, sempre per il fatto che avrei dovuto partire per un viaggio un paio di settimane fa e l'avevo già riempito, perché quando ho dissuato la valigia evidentemente l'ho buttato dentro così in preda a un raptus di nervosismo, e poi lo sistemiamo assieme. Quindi. Poi questo è un beauty case grande di Cult Beauty che utilizzo per raccogliere tutti i beauty, tutte le pochette più piccoline che utilizzo solitamente per vari scopi quando viaggio. Allora, abbiamo anche uno specchio, una mascherina per gli occhi. Questa è una bustina che utilizzo per mettere i dischetti di cotone sempre quando viaggio, solitamente la porto in aereo. Un'altra pochettina random, le mascherine per dormire e poi una serie di micro pochette di Sephora, Tarte, Zoeva. Questa è una random trasparente, sacchettini di vario genere, di varia natura, così, e i beauty case trasparenti che invece sono comodi per l'aereo. E qui c'è un'altra bustina di Sephora. Tengo tutto, ributto dentro e voilà, qua sta tutto assieme. Qui sotto invece tengo altri beauty case. Questo è un beauty case
di John Frieda, lo metto qui. Poi ho questo beauty case che mi avevano regalato da Sephora una serata, Sephora Gold a Torino, l'avevo personalizzato con il nome del blog, lo tengo per ricordo più che altro, e lo vado a mettere qui. Poi ho questo che è l'unico che tengo chiuso sigillato perché mi piace tantissimo, è un beauty case, una mini pochette più che un beauty case, piatto di Chanel, guardate che carino con questa serigrafia, e non voglio che si rovini, quindi lo tengo qui dentro e lo rilascio sempre qua. E poi sopra in questo posto ho questo beauty case vecchissimo di Prada in tela vela, dove tengo proprio il mio beauty da viaggio. Anche in questo caso è ancora pieno per colpa del viaggio cancellato, lo metto qui sopra così poi lo svuotiamo e lo posso rimettere dentro vuoto, quindi gli lascio questo posticino qui. Poi ho quest'altro beauty case pieno d'acqua, non so se si vede, è pieno d'acqua con tutte queste ci di Chanel che ci navigano dentro, e pesa un quintale. Questo lo tengo qui sotto, è più una cosa che tengo per bellezza che altro, devo dire la verità. E lì in fondo tengo anche questo kit di asciugamani, sempre di Lavette, sempre Chanel. Questi sono tutti regali stampa, non sono cose che purtroppo si possono acquistare. E davanti di qui vado a rimettere il beauty case di Cult Beauty, voilà. Sul lato sinistro invece tengo tutte queste pochette, qui sono un pochettino più grandi, beh questa non so perché è qui, la metto sotto, no, che la metto sotto, la metto via con le altre. Qui c'è un beauty case enorme, grandissimo, di Charlotte Tilbury, un beauty case di velluto rosa Chanel, un beauty che ho usato tantissimo, che continuo a utilizzare, questo è di Alphabet Bag, un beauty Saint Laurent, una, anzi due pochette di Charlotte Tilbury, le due versioni della pochette con le labbra. Poi ho una pochette in velluto sempre Chanel e una invece di plastica plastificata. Dietro lì in fondo tengo questi due kit, che sono un kit Sephora, un kit di Sigma di pennelli da viaggio con il manico corto, che utilizzo soltanto insomma quando devo viaggiare, quando devo muovermi. Qui dentro c'era il Beauty Blender Defender, che è il guscio protettivo da viaggio delle Beauty Blender, lo mettiamo poi via. E mi sono rimaste queste due pochette piccoline, una di Gucci in pelle, un po' vecchiotta, la devo tenere fuori perché la provo a pulire, e questa invece è un'altra pochette di Charlotte Tilbury che metto qui in fondo. Ora svuotiamo i due beauty pieni e poi rimettiamo a posto anche quelli. Voilà, uno e due, e anche questo cassetto è sistemato. A questo punto non mi resta che dare una bella pulita anche qua sopra. La cassettiera è finalmente in ordine, tutta bella pulita e sistemata. Vi faccio vedere che cosa ho fatto. Allora, questo è rimasto praticamente vuoto, ok? Ci sono solo queste due stupidaggini, ma dovrò ricomprare dei contenitori nuovi perché questo è un po' sporchino e dare una sistemata. Qui invece sono contentissima, ho messo tutti i prodotti che avevamo qui sotto, quindi le mini size per i viaggi, visto che non volevo, come vi dicevo ieri, tenerlo a contatto con il riscaldamento a pavimento, ho messo tutto qui sopra, quindi qui ci sono tutte le travel size, e dietro la scatola della videocamera e i contenitori vuoti da riempire all'occorrenza. Quindi qui ci sono tutti i prodotti dedicati ai viaggi. Scorte skincare, scorte body care make up random, prodotti da distribuire nel mondo, prodotti che non so ancora come a chi dare, però insomma prodotti da distribuire, e
make-up bag. Non mi piacevano lì sopra le palette, quindi ho messo le due cassettiere con i documenti di Muji che avevo lì, e le palette invece le ho messe qui, momentaneamente cercando di capire che cacchio fare di questa stanza, di questi mobili. Intanto stanno qui. A questo punto non mi resta che buttare in un sacchetto dell'immondizia tutto ciò che va gettato. I prodotti cosmetici vanno gettati nel secco, okay, a meno che di non poter rimuovere le parti completamente, le parti, non so, in vetro oppure i tappi di plastica. Ecco, quindi vi faccio vedere prima tutto quello che se ne va, una mole discreta di roba. Questi sono i prodotti che se ne vanno, i prodotti e più che altro sono mini size, e poi ho buttato qui negli angoli qualche imballaggio di cartone, insomma qualche altra cosa che va riciclata. A questo punto non mi resta che dare una spolverata alle luci. Tolgo il ficcanaso dal mio Dyson e ci attacco la spazzola e do una bella aspirata. E questo è quanto. La stanza è comunque non soddisfacente dal punto di vista dell'organizzazione, però è tutta bella pulita e sistemata e non ci sono cose che non meritano di stare qui dentro. Sarebbe bello che avessimo finito, e invece no, perché dobbiamo pulire i pennelli, le spugnette e anche le spazzole per capelli. Abbiamo cambiato location, sono in lavanderia e ho anche cambiato felpa, perché questa attività comporta schizzi e pericoli per il maglione che si indossa, perché voglio lavare i pennelli e le spazzole. Ultimamente ho iniziato a fare questa operazione in lavanderia perché evito di imbrattare tutto il bagno, da residui, macchie di prodotti di cui sono sporchi i pennelli, come fondotinta che finisce schizzato da tutte le parti, quindi mi trovo molto meglio a farlo in lavanderia, poi do una bella spugnata, pulisco tutto e sono a posto. Ho messo in un cesto tutti quanti i miei pennelli, anche quelli puliti e non utilizzati, perché comunque dopo un po' accumulano polvere, quindi quando li lavo tendo ad approfittare e a lavarli tutti. E ho messo qui invece anche le spazzole, perché tra un momento, finiti i pennelli, laveremo anche queste. Parto con i pennelli, ovviamente, quindi mettiamo un attimo da parte le spazzole e vado a stendere un asciugamano qui sopra la mia asciugatrice, in modo tale da poterli poi appoggiare qui una volta lavati. Comincio semplicemente aprendo l'acqua, tenendo l'acqua tiepida e utilizzando soltanto del sapone di Marsiglia. Questa volta utilizzo solo questi perché mi trovo bene così e non ho più prodotti specifici per la detersione dei pennelli, li ho terminati tutti e per il momento mi sto arrangiando con questa. Prima di cominciare prendo dei guantini in silicone, in lattice, in modo tale da evitare di distruggermi le mani. Sul mio canale c'è un video interamente dedicato al lavaggio dei pennelli, ve lo linko qua sopra nel caso, insomma, foste curiose e voleste saperne di più. Mezz'ora dopo i miei pennelli sono tutti belli lavati e sono qui stesi ad asciugare, ed è il momento di passare alle spazzole. Io sento molto raramente, se non, per non dire mai, parlare del lavaggio delle spazzole, ma per me è una cosa importante tanto quanto lavare i pennelli. Quando utilizzate una spazzola, a volte la utilizzate sui capelli freschi di shampoo, ma tante altre volte la utilizzate più volte al giorno nel corso della giornata sui capelli non proprio pulitissimi, con il risultato che qui sulla spazzola finiscono residui di prodotto, polvere, inquinamento, residui di sebo, e si insozzano anche le spazzole, quindi è importantissimo pulirle sia per evitare che le sporcizie poi tornino sul capello e sia anche per la salute appunto dei nostri capelli, quindi dobbiamo pulire anche loro. In realtà pulire le spazzole è una cosa semplicissima. Io tengo di solito le due attività parallele,
quando lavo i pennelli lavo anche le spazzole. E ora vi faccio vedere come faccio i prodotti che uso. È semplicissimo. In una ciotolina come questa metto un cucchiaio di bicarbonato. Il bicarbonato è leggermente abrasivo e ci aiuta a pulire, a sgrassare. Aggiungo un goccio, un pochettino di aceto di alcol. Non è aceto, non è alcol, è proprio aceto di alcol. Lo trovate al supermercato vicino al, insomma, nello scaffale dell'aceto, ed è un prodotto ad uso anche alimentare. Potete utilizzarlo anche per pulire la frutta e la verdura tranquillamente. Ne metto un pochettino e vedete che comincia a friggere, a fare questa schiumetta, perché fanno una reazione chimica. A questo punto aggiungiamo una dose piccola di shampoo e andiamo, con l'aiuto di uno spazzolino da denti, adibito alla pulizia, ovviamente non è poi lo spazzolino che utilizzate per lavarvi i denti, a mischiare il composto. Si crea praticamente una sorta di, vediamo se riesco a farvelo vedere, mi è saltato lo smalto in un'unghia, complimenti, poi lo sistemiamo. Si crea questa pastina, praticamente, che voi utilizzerete per andare a lavare la vostra spazzola. Che cosa faccio? Prendo la spazzola, la passo sotto l'acqua tiepida. Ovviamente, che ve lo dico a fare, i capelli vanno tolti dalla spazzola. Io una cosa che faccio ogni volta che mi spazzolo i capelli, non riesco a uscire di casa se non tolgo i capelli dalla spazzola, e insomma è una buona norma per evitare che si insozzino. Poi prendo con lo spazzolino il composto, la pastina che abbiamo fatto, e vado a passarlo qui sulla testa della spazzola, tra le setole, e vado a spazzolare in questo modo. Semplicissimo, facile, veloce, in 5 minuti avete pulito a fondo tutte quante le vostre spazzole. L'unica cosa è che io adesso mi sto tenendo alta per farvi vedere quello che faccio, si fanno un po' di schizzi, quindi ovviamente è molto meglio mettersi dentro il lavandino. Pulisco per bene tutti gli angoli della spazzola, tra le setole, insomma, faccio una bella pulizia accurata, do una passata anche sul resto del corpo della spazzola, perché questo composto igienizza, sgrassa e pulisce molto bene da ogni residuo. E poi tengo la spazzola così nel mio lavandino in posa, in modo tale che il composto faccia il suo lavoro. Si può fare benissimo la stessa cosa anche per le spazzole rotonde. Una volta passate bene tutte le spazzole, non vi basterà far altro che prenderle e sciacquarle bene sotto l'acqua corrente. Sciacquatele bene, così togliete tutti i residui di prodotto, di bicarbonato, i granellini. E poi basterà semplicemente stenderle qui, testa in giù, per farle asciugare assieme ai pennelli. Grazie per aver sistemato, riorganizzato e pulito con me. Spero che il video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi possa essere di ispirazione per fare lo stesso anche a casa vostra, per sistemare casa, la vostra stanza, il bagno, insomma, oppure la zona che ha bisogno di un po' di cura e di un po' di attenzioni. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, non dimenticate di cliccare su questo bottone con la mia faccia per iscrivervi al canale. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Un bacione grande e buona giornata. Ciao!